È stato il presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, a premiare questa mattina le eccellenze del concorso Nuovi Talenti d'Europa, macroarea innovativa e tecnologica, indetto dall'Unione Europea e dall'Assessorato regionale all'istruzione e alla formazione professionale. Si tratta di alunni dell'Istituto Tecnico Industriale Statale Morselli, Luca Oceana, Mattia La Cognata, Vittorio Migliore e Giuseppe Traniti, coordinati dal professore Pietro Giannone. Lo studio e la ricerca, ha detto il governatore, rappresentano la prima leva per il rilancio dello sviluppo della Sicilia e sono felice che tanti giovani siciliani abbiano partecipato al progetto, dimostrando in tutta la Sicilia la capacità di cimentarsi con le nuove tecnologie. E proprio da Gela è partita una risposta alta dalla società e dai giovani che accettano la sfida della quarta rivoluzione industriale, che è basata proprio sull'informatica, sulle smart city, sulle nuove tecnologie e sull'economia verde. Pensavo con la preside, perché non istituire due seminari per l'anno prossimo di ricerca che coinvolgono magari alcune università, la stessa ENI, proprio nel campo delle tecnologie rinnovabili, ma anche nel campo dell'agricoltura. Ne parlerò con l'ENI, vediamo se riusciamo a farlo, io confido proprio di sì. Uno di questi, che è quello proprio sull'innovazione tecnologica, ha visto vincere questi ragazzi, questi quattro ragazzi di Gela, che hanno prodotto un'applicazione straordinaria che siamo certi troverà, così come diceva il professore che li ha seguiti, interessi anche nazionali. Abbiamo cercato di valorizzare anche le eccellenze nel primo biennio, infatti abbiamo portato avanti un concorso che ci ha consentito di premiare 50 studenti del biennio. L'anno prossimo cercheremo di coinvolgere gli studenti del secondo triennio, perché il nostro obiettivo appunto è quello di creare eccellenze, perché le potenzialità ci sono tutte. I nostri laboratori sono straordinari, i docenti sono molto preparati ed appassionati, quindi penso che abbiamo tutti i numeri per proseguire in questo percorso. Presidente, oggi è una felice circostanza, si celebra il nostro compianto Peppino Impastato e lei l'ha voluto ricordare anche oggi per lasciare ancora un altro spunto di riflessione ai giovani. Ma per ricordare ai giovani siciliani, ai giovani gelesi che debbono essere orgogliosi di essere gelesi e di essere siciliani, perché in Sicilia non ci sono solo i mafiosi. Ci sono anche quelli che nella lotta alla mafia hanno dato la vita e in questo caso il fatto che sia stato un ragazzo a pagare il suo impegno antimafia deve ricordargli oggi di essere particolarmente vicino, perché quel ragazzo ha dato la cosa più grande che può dare un uomo per la società, la propria vita.